Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. C'è qualche cosa qua a casa blocca e quindi devo spostare. Vabbè, comunque a parte questo, sono gli oggettini. Anzi, fanno pure da contorno, lasciamo. Oggi vorrei fare un video particolare. Vorrei fare una sorta di, diciamo, pagellone delle prime 15 giornate. Vorrei dare una mia valutazione generale, diciamo, in queste giornate. Quindi voti, ragazzi, fatemi sapere. Quindi guardatelo tutto ovviamente il video, se no non potrete sapere tutti i giocatori. Guardate tutto quanto il video, fatemi sapere cosa ne pensate dei voti e poi sotto mi scrivete nei commenti secondo voi la votazione non è partita di tutte le partite, tutte queste 15 prime partite. Allora, partiamo subito. Partiamo da Falcone. Falcone, io gli do un bel 7 in pagella. Praticamente giocatore mestuto completamente, e vi dirò anche se uno è stato mestuto o meno o non vale, quindi no, vabbè, lo dirò, dai, posso dire non vale a qualche giocatore, quindi ragazzi guardatelo tutto. Allora, Falcone l'ha mestuto, quando, allora dicevo, quando è bueno dico l'ha mestuto, quando è così così dico non rispondo proprio, faccio un più o meno l'ha mestuto. Qui gioca a scarsi con un vale, facciamo così. Allora, Falcone ha messo 7, è stato impeccabile in quasi tutte le partite. Secondo me dovrebbe migliorare un pochettino sulle uscite, qualche uscita, non ha fatto mai una papera. Allora ragazzi, tutti i gol che ha preso, a parte abbiamo presi pochi, ma tutti i gol che ha preso, non ha fatto una papera quest'anno. Cioè, spero che non le faccia altri. Quindi già il portiere che non fa manco una papera è già una grandissima cosa. Quindi 7 in pagella più che meritato. Dovrebbe migliorare un po' sulle uscite, che qualche volta ha fatto qualche uscita avventata o uscita a vuoto. A parte questo, è stato impeccabile e mestuto. Per quanto riguarda la difesa, partiamo da, vabbè, Setin non vale, inutile manco da votazione, ma non è che non vale, in senso non vale, ma è stato un giocatore flop di Corvino, perché negli ultimi 4 anni non ci ha giocato proprio, è venuto qua e ha continuato il suo trend, quindi cioè, ha preso un giocatore che non gioca e ha continuato così, quindi non vale. Per quanto riguarda Dermacu, diciamo che purtroppo negli ultimi anni è stato sempre infortunato e ha continuato anche su questo trend. Non dico non vale perché è un grandissimo giocatore. L'anno scorso comunque la metà parte di campionato al finale ha fatto bene, quindi ragazzi è un grandissimo giocatore, li vogliamo bene, però purtroppo ha tanti, tanti problemi fisici che l'hanno penalizzato. Quindi ragazzi, non dico niente, non posso dire non vale. Va bene così. Tuia, lui è un grande giocatore, ma secondo me non si capisce. Sai qual è? Allora, sai di già come funziona? C'è bisogno di una Dicu? Allora, praticamente, quando il giocatore non gioca, dicono che sta infortunato. Nel caso di Tuia, quindi chiudiamo qua. Quindi, stagione praticamente non ci ha giocato mai. Quindi, forse una partita mi sa giocato. Sì, mi sa una. Quindi, senza voto, niente, non giocano mai senza voto. Cedin pure ha giocato la prima partita e ha fatto casino, mi ricordo. E quindi, ragazzi, si è fortunato come mezz'ora, una cosa del genere, quindi ecco perché senza voto, che cazzo voto gli devi dare? Poi, passiamo agli altri. Pongracic, giocatore ampiamente mestuto, ma ovviamente veniva dalla Champions League, quindi ragazzi, a Borussia Dortmund ha giocato anche titolare Champions League, quindi era già... Ma quello è venuto qua perché si è litigato lì, e se no non l'avremmo mai preso, stava litigato con la società del Borussia Dortmund, si è avvocati, ne hanno fatto un casino, insomma... Quindi ovviamente non sarebbe venuto, secondo me. Quindi, però buon per noi. Quindi 7 anche lui in pagella, veramente una grandissima stagione. Ha sbagliato poco o nulla, quindi veramente un giocatore impeccabile. Per quanto riguarda Untiti, giocatore così gratis e regalato, e sta facendo anche bene. Un giocatore ovviamente che lui anche al 20% potrebbe far bene lo stesso, anche lui 7 in pagella. Potrebbe far bene anche al 10%, anche al 5%, lui lo stesso farebbe la differenza, quindi ragazzi vi ho già detto tutto, grande giocatore, veramente siamo contenti, è uscito dopo perché doveva fare una sorta di mini preparazione, perché non si è preparato proprio, e quindi ragazzi ha fatto praticamente, a posto di farlo in estate, l'ha fatto in autunno, diciamo, ecco, la preparazione, la vera preparazione, quindi mo sta giocando, e ha giocato le ultime partite anche abbastanza bene, ma non solamente, lui è una sorta di mental coach, quindi un giocatore molto importante, quindi però siccome questo video solamente sarà lungo, farò oggi un video di 10 minuti e poi farò l'altro domani, quindi lo dividerò in due parti, se no posso stare a parlare mezz'ora, quindi sarà un video fatto in due parti, oggi e domani, quindi, perché sarà lungo. Allora, praticamente, Untiti, grandissimo giocatore,
Perché poi quando una cosa è franca, ungime tutto, si dice a Lecce, no? Quindi ragazzi, è gratis, lo paghi solamente a presenze e quindi secondo me dovrebbero pagarli tutti a presenze. Così non si rattano le palle quando non sciocano. Quindi quando tu giochi e te pago. Se non giochi, non te pago. Sarebbe giusto per tutti. A parte che chiusa questa parentesi, passiamo a Baschirotto. Baschirotto, tutti l'hanno criticato. No, mi dovete scrivere là sotto se qualcuno l'ha criticato. Io anche, ci sono dei video, potete anche fare dei spezzoni. Quest'estate io ho detto, l'ho detto e lo ripeto, lo posso ripetere, perché ovviamente, ragazzi, è stato un giocatore, secondo me è stato il giocatore più mestuto del Lecce quest'anno, quindi ampiamente mestuto. Pongracic è mestuto e Untiti è mestuto, perché mestuto vuol dire che è buono. Poi lì non vale, l'ha già detto, insomma, e ci saranno anche altri, anche di quelli che ha acquistato, quindi praticamente sempre per scherzare, non mi sono passate sempre per quello fiacco, dai, mettiamo un po' di ironia. Allora ragazzi, per quanto riguarda Baschirotto, io ho detto, ma ci cazzo è sto Baschirotto? Sta la Samu Calabresi, che hanno grande giocatore, che l'anno scorso ha giocato bene, attaccamento alla maglia, tutto, che poi l'abbiamo preso terzino per sostituire Calabresi. E sta pigliando un giocatore che ha fatto un anno di Serie B, sa bene della Serie C, dei dilettanti, dei piedi scarsi, dei piedi che non sono buoni. Questo non vale. Volete dire che nessuno l'ha detto? Tutti l'abbiamo pensato, non è grandissimo di tu, grandissimo giocatore, grandissimo, non credo proprio. Però quelli, sti giocatori sono i migliori che ci smentiscono e ci buttano merda in faccia. A distrio del Dostabegno e a Doso Rivato e busta dimostro che sono forte. E infatti lui veramente è un grandissimo giocatore, ma anche un uomo spogliatoio, perché Colombo ha detto comunque grazie a lui, infatti si vede che stanno in stanza insieme, che hanno fatto amicizia, la carica, la grinta, la adrenalina che dà anche in un video nell'ultima partita prima la Sampdoria, che ha fatto dai oggi dobbiamo vincere, mi sa che era con l'Atalanta, perché ha detto l'ultima partita in casa dobbiamo vincere, quel video era contro l'Atalanta, scusate. Quindi ragazzi, veramente un grandissimo giocatore, l'ha ampiamente mestuto, ma proprio veramente siamo molto contenti per lui, spero che continui così anche per lui stesso. Ti diamo quanto, ragazzi? Io voglio proprio esagerare, 9 in pagella, voglio esagerare, 9, posso farlo? Sì, ovviamente, veramente sono molto contento, speriamo che continui così. Per quanto riguarda i terzini, anche perché lui può fare anche terzino, DC, Gendré, 6,5 in pagella, diciamo che... Vabbè, poi Baschiotto non l'ha tutta la praticamente, ha giocato sempre bene, a parte qualche sbavatura, mi sono dimenticato di dirvi, no? Comunque, 9 per tutte 15 partite. Gendré 6,5. In alcune partite ha giocato bene, però quest'anno lo sto vedendo un po' discontinuo. Sicuramente, ovviamente, è anche la Serie A, ovviamente, non l'ha mai fatta, quindi... Però, comunque, le qualità tecniche ce le ha, quindi ragazzi... perché anche a volte in alcune partite secondo me l'allenatore l'ha lasciato arreto, stai più dietro, infatti nelle ultime partite è salito, sta giocando molto meglio, qualche errorino l'ha fatto, però comunque un giocatore che sta dimostrando anche di giocare e saper giocare in Serie A, come l'anno scorso è stato devastante, anche quest'anno sta giocando bene e sta dimostrando di giocare in Serie A. Quindi passiamo a sinistra, Pezzella, non lo dico che non vale, allora facciamo finta, perché comunque non è che non vale, è forte come giocatore, però quest'anno non lo sta dimostrando. Quindi ragazzi, secondo me è stato un flop di mercato fino ad ora. Perché? A parte che secondo me è venuto fuori forma, quindi secondo me è venuto completamente fuori forma. Cioè, ogni volta che giocava, parte la partita con il Napoli, mi ricordi? Cioè, non lo so, lo vedo troppo stanco, troppo, non lo so, magari ha perso la motivazione, non lo so. Quindi comunque 5,5 in pagella fino ad ora, insufficienza per quanto mi riguarda. Fatemi sapere, ancora non ha dimostrato. Ovviamente ho detto che per base è forte, che ha giocato con l'Atalanta, ha giocato sempre in Serie A, sulla base è forte. Però può darsi pure che con questo mini, diciamo, con questa preparazione che ci sarà di un mese e mezzo, può darsi pure che a gennaio riprenderà e sarà determinante. Io me lo auguro sia per lui che per noi. Gallo, ovviamente mi ha sorpreso, molti l'hanno criticato, ma io non l'ho mai criticato Gallo, perché vabbè, a parte l'impegno ce l'hanno messo tutti, però io ho visto sempre lui che ci metteva quel qualcosa in più.
Perché è come un po' Baschirotto, diciamo, è come se tu stai in una categoria che, diciamo, che è come base, non c'hai non è, non sei tanto forte da stare in quella categoria, ma ti impegni e ti alleni talmente tanto che vuoi esserci. Gallo è quello, magari non ha la tecnica, il fisico, la cosa per stare in Serie A, però si impegna, si fa, si danna e sta giocando bene e che comunque sta migliorando tantissimo, perché ragazzi sta migliorando in una maniera impressionante. Dribbling, mostra anche con i cross, quindi ragazzi è come se a me mi mette una parte nuova e io mi ci adatto, non solo mi ci adatto, ma c'è anche sto. Quindi Gallo è quello. 7 e anzi, 7 e mezzo voglio dargli, 7 e mezzo, sì, voglio dargli 7 e mezzo, proprio per la cosa dell'impegno, per quella cosa in più che ci mette rispetto agli altri. Passiamo a centrocampo, così perché sono passati già più di 10 minuti. Allora, Elgason, veloce veloce, perché quelli ha, diciamo, più scarsi, diciamo, più scarsi. Elgason non vale, lo posso dire. Bistovic non vale. Elgason senza voto, è entrato in qualche partita. Vabbè, facciamo 5, proprio perché li voglio bene. Ovviamente un po' di qualità tecnica ce l'ha, non da Serie A, però ovviamente. Mo con l'Islanda ha giocato anche titolare, voglio dire, fa bene in nazionale qui. Ma secondo me non è perché lui è che non vale. Dicevo che non vale, però dovrebbe giocare molto di più e quindi crescere e migliorare, come un po' come sta facendo Gallo, che gioca e cresce e migliora, giocando si migliora, come sta facendo Gallo e Gendry, che stanno migliorando e crescendo. E cosa, siccome non gioca, non crescerà, quindi a gennaio deve andare in una squadra che possa crescere, magari l'anno prossimo, fra 2 anni, potrà giocare in Serie A. Ora no, per quanto mi riguarda. Bistrovic è stato il giocatore più flop che ha preso Corvino, mi dispiace, ma è così. Anche insieme a Cetin sono giocatori più flop, eppure visto che c'era stato preso 5 anche lui, era stato preso per fare la differenza, invece sta facendo la, non so come si dice, la cosa al contrario. Comunque ditemelo voi là sotto. Quindi 5 pagella, praticamente quando entra sempre macchinoso, sbaglia passaggi, non ha, ma manco lo compitino come face Blaine, che Blaine fa lo compitino e anche qualcosina in più. Niente proprio. Per quanto riguarda Blen, 6 e mezzo, io l'ho sempre detto che doveva giocare al posto di Askinsen. Quindi ragazzi, Blen 7 anche lui in pagella, mi sta piacendo tanto. Ma lui pure, allora, lui è, come ho sempre detto, è l'unico che ha i piedi buoni, è l'unico che sbaglia meno passaggi. È già che uno che sbaglia meno passaggi, già una cosa positiva, specialmente al centrocampo del Lecce, che sicuramente avrà bisogno di un nuovo giocatore a gennaio, una nuova mezzala forte. Quindi ragazzi, perché su tutti i mediani, Blen è mediano, Bistovic è mediano, Askins è mediano, Yulman è mediano, l'unico è Gonzalez, ma Gonzalez parlerò domani. Chiudendo con Blen, ragazzi, 7 in pagella, no scusatemi, 6 e mezzo volevo dire, 6 e mezzo in pagella, mi sta piacendo quest'anno, cioè quando ha giocato ovviamente, finalmente Castasciocca, e insieme a Yulman con il 4-2-3-1 fa... Diciamo, gli toglie molti compiti a Yulman perché li fa più lui difensivi, quindi Yulman ha più possibilità di spaziare. Come secondo me, con Yulman si completò benissimo. Quindi lui è un giocatore che comunque ci può stare in Serie A e lo sta dimostrando. E per me, certo, non è, secondo me, non è un giocatore che fa la differenza, però ci può giocare e ci può stare. Ecco perché serve un giocatore che faccia la differenza. Domani continueremo a parlare, ho già parlato molto, tanto qui non l'avete già visto il video. Ci vediamo domani. Sempre sulla Forza Lecce, domani farò la seconda parte, parlerò iniziando a parlare di Askinser. A domani, ciao!